Chiara Francini, attrice toscana e volto noto delle fiction italiane, si è raccontata al settimanale Vero TV. L'attrice, con un passato a Domenica In, è l'esatto opposto di come la vediamo sul piccolo schermo, è riservata e timida, specie con quelli che sono i suoi affetti personali. Nell'intervista concessa al rotocalco Vero TV, però, Chiara Francini fa dichiarazioni importanti sulla sua relazione con Federica e su quel desiderio di maternità ancora assente. L'attrice, reduce dai grandi ascolti di Non dirlo al mio capo 2, fiction di successo in onda sulle frequenze Rai, ha parole piene d'amore per il suo compagno, che definisce come uomo solido, intelligente, che mi comprende e dice sempre che non potrebbe mai stare al fianco di una donna non ambiziosa. Il ruolo di mamma Chiara Francini non riesce proprio a cucirlo su di sé nella vita reale. Chiara Francini diventerà presto mamma? A sentir parlare Perla di Non dirlo al mio capo 2 apostrofo decisamente no, perché la maternità non è un desiderio che condivide con Frederick, suo compagno di vita da quasi 13 anni. Nonostante ciò, la simpatica attrice si ritiene una donna felice, non sono una che fa le cose perché vanno fatte, una donna per sentirsi risolta e compiuta non deve necessariamente essere mamma, ha confessato l'attrice toscana. Oggi Chiara Francini è stata ospite della Vita in diretta. Scherzando con Francesca Fialdini, l'attrice ha evidenziato che tra gli uomini che porterebbe a cena ci sarebbe sicuramente Pippo Baudo, del quale ha detto, un sex symbol, un vero gentiluomo, un uomo che profuma da un po'. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.